Proseguiamo nei nostri incontri, dunque la lotta per la casa degli anni 70, il dialogo tra chiesa, gerarchia e laicato, la pastorale del lavoro, la dottrina sociale della chiesa, ma anche un altro dei pilastri della scuola di formazione della coscienza politica. Allora ascoltiamo l'intervento e la testimonianza di Davide Carta. Grazie, grazie a Vasco per avermi chiesto di intervenire oggi per dare un mio contributo a questa discussione, avendo io insieme a tanti altri partecipato agli ultimi 10 anni di esperienza di Vasco in Sardegna e all'esperienza della Scuola di Fede e Coscienza Politica, del Centro Studi Paolo VI e dell'Osservatorio Diocesano dei Problemi Sociali. Io credo che il senso della gratitudine che tutti noi abbiamo per Vasco sia legato soprattutto al fatto che lui è stato per noi un seminatore di verità, un seminatore di giustizia, un seminatore di speranza. Credo che questi siano insegnamenti che ci portiamo nel cuore. E questo libro, che è un dono prezioso, è un libro fatto con il cuore e con la generosità, che è un tratto distintivo di Vasco. Credo che la generosità di Don Vasco sia un elemento distintivo e fortissimo che tutti noi che gli stiamo stati vicino ci trascinava, ci portava avanti, ci portava a lavorare con lui con entusiasmo. E devo dire che voglio anche ricordare che Vasco, quando è stato male perché stava lavorando tantissimo a scrivere e a contribuire alla formazione di tanti di noi, scrivendo il manuale della dottrina sociale della Chiesa, il manuale sulle encicliche sociali. Questo credo che sia il segno di una fatica di costruire, di dare tutto se stesso per noi giovani. Noi all'epoca eravamo tanti studenti universitari e credo che di questo gli siamo grati per sempre. Vorrei però passare adesso a dire quella che è stata la nostra esperienza. La nostra esperienza, l'insegnamento di Vasco, è stato incentrato su alcuni elementi fondamentali. Prima di tutto il rigore metodologico. Cioè, senza rigore metodologico non si è capaci di essere uomini del cambiamento. Rigore metodologico che è fatto da alcuni elementi che ci ha insegnato. Il primo di tutto era l'attenzione a tutti e a ciascuno. Dovunque organizzassimo un convegno, un'iniziativa, dovunque andassimo a incontrare delle persone, l'attenzione doveva essere per tutti, dal più semplice, dal più povero, dalla persona meno importante, fino a tutte le persone presenti. Credo che questo sia stato un insegnamento forte che ci ha dato. E poi l'opzione preferenziale per i poveri. Questo è un insegnamento forte della dottrina sociale della Chiesa, ma che Vasco ci ricordava sempre. Nella Scuola di Fede e di Coscienza Politica c'era un cartello all'ingresso, mi ricordo che l'avevo scritto io su indicazione di Vasco, che diceva: come tutti i poveri abbiamo fatto un sogno, la politica come cultura popolare. Ecco, la Scuola di Fede e Coscienza Politica voleva essere lo strumento per formare le coscienze, per formare una cultura popolare attorno alla politica, attorno ai problemi sociali. Credo che questo sia stato un elemento forte dell'insegnamento. E la Scuola di Fede e Coscienza Politica era incentrata soprattutto su due elementi: lo studio della dottrina sociale della Chiesa, quindi l'approfondimento sulle encicliche sociali del Magistero Sociale della Chiesa, e poi anche l'approfondimento sulla parola, perché comunque non abbiamo mai distinto, e nella Scuola di Fede e Coscienza Politica non veniva mai distinto la dottrina sociale della Chiesa come cosa altra rispetto alla parola, anzi era il germe che dalla parola dava dei frutti. E poi la preghiera e la spiritualità, perché questo era un altro degli elementi forti della metodologia di formazione che ci è stato insegnato. Noi facevamo tanti incontri di spiritualità e di approfondimento sulla parola, e questi sono stati altri elementi fondamentali. E poi la ricerca nel sociale. Abbiamo portato avanti come Osservatorio dei Problemi Sociali e Centro Studi Paolo VI numerose ricerche. La prima è stata sul tema dei giovani, una seconda sulla famiglia, sul terzo settore, sulle povertà. Abbiamo fatto quindi un'esperienza di approfondimento, di studio e di ricerca. Cioè, senza la ricerca, senza lo studio, senza l'approfondimento non si è capaci di individuare nuove soluzioni a problemi complessi, a una società complessa come quella di oggi.
E poi i seminari di formazione politica, come Centro Studi Paolo VI abbiamo portato avanti ad Arezzo per 10 anni, i seminari di formazione politica sono stati, credo, in tutta la Sardegna un momento forte di formazione per tanti che venivano non soltanto dall'esperienza della scuola di fede e coscienza politica, ma un po' da tante realtà, ed era stato un'esperienza che ha creato anche occasione di incontro e di approfondimento con importanti relatori e uomini che sono venuti da fuori, ci hanno dato contributi di arricchimento personale e culturale importantissimo. E poi la formazione, l'istituzione degli animatori cristiani nel sociale. Questo era stato diciamo, lo scopo della scuola di fede e coscienza politica, cioè la formazione di cristiani formati sui temi del sociale, sulla dottrina sociale della Chiesa, che dovessero andare a evangelizzare il sociale. Questo è stato fatto poi con una cerimonia in cattedrale, con una specifica missione data dal Vescovo agli animatori. E con questo abbiamo fatto poi tanti incontri con i padri vincenziani in tante realtà, e abbiamo portato quindi un contributo di riflessione, di dibattito sui temi del sociale nelle missioni che venivano fatte nel territorio. E tutto questo l'abbiamo fatto con uno stile che era, Vasco sosteneva a dire, sempre quello degli artigiani, cioè lo facevamo da noi, con originalità, con semplicità e mettendoci tutto noi stessi. Ecco, credo che queste sono state le cose importanti. Il libro per me, devo dire, mi dà nuove motivazioni di impegno, sia diciamo nella Chiesa, sia poi nella società e nella politica. Credo che mi ha risvegliato in un momento in cui oggettivamente sono abbastanza demotivato, mi ha risvegliato come dire, sentimenti forti di valore, di impegno, di motivazione, e per questo ti ringrazio. Mi sembra passato un secolo dalle tante cose che ci sono scritte, ma credo che la cosa fondamentale che dobbiamo provare a fare tutti insieme, e credo e spero che questo non sia un'occasione unica nella quale ci incontriamo, ci rincontriamo solo perché Vasco ci ha regalato questa opportunità, ma può essere l'opportunità per rivederci, rincontrarci e portare avanti un'esperienza che deve essere un'esperienza di formazione di coscienze, un'esperienza di anche ruolo nuovo come laici nella Chiesa. Oggi abbiamo una Chiesa che non è più capace di denunciare le strutture dell'ingiustizia, secondo me. Io mi ricordo negli anni passati fu fatto anche un importante documento quando c'erano state delle situazioni molto, molto critiche a livello sociale della politica, che era stato fatto dalla Conferenza Episcopale Sarda per amore del popolo. Era un documento importante che è stato come dire, un segnale che la Chiesa dava alla politica di forte necessità di cambiamento. Oggi non c'è più questo, non c'è la pastorale sociale, non c'è quindi anche gli strumenti della nuova evangelizzazione nel sociale, che sono fondamentali. Credo che di questo dobbiamo farcene carico noi laici. Questo è come dire, una responsabilità che dal Concilio ci deriva, e credo che tutti assieme dobbiamo riprovare a costruire elementi di formazione ed elementi di costruzione di una società migliore, di una società che abbia come fine ultimo il bene comune, una società che, come diceva Vasco, deve essere più umana, più fraterna e più giusta. Grazie. Grazie a lei.